mi sembrerebbe una occasione sprecata. Con questo magnifico schieramento di amministratori locali, non cogliere l'occasione data dalla loro presenza per sentire anche eventuali, non obbligatorie, ma eventuali riflessioni da parte loro. Sicuramente so che il comune di Albettone è pronto sul dischetto d'avvio di questa partita, quindi per prima do la parola all'assessore Cesarella Bertone. Sì, perché quando che mi ha chiamato il dottor Frazzarin mi ha detto: ma perché visitare Albettone, giusto? Mi ha fatto questa domanda guardando la piantina. Allora ci siamo seduti io e il sindaco e abbiamo detto: cosa dobbiamo portare, cosa dobbiamo dire, perché le persone devono venire a visitare Albettone. Allora abbiamo pensato di dire che l'Albettone è la meta di una vostra gita fuori porta, non solo per la bellezza del paesaggio, perché è attorniato sia dei colli Ugani che anche dei colli Iberici, ma perché nasconde dei veri e propri gioielli architettonici, alcuni addirittura risalenti a prima del 1000. Ad esempio abbiamo Villa Negra dei Salvi, risalente del XIV secolo, e conserva al suo interno degli affreschi della scuola rinascimentale del Veronese. Poi abbiamo la Torre Colombara, del fine 400, inizi del 500, che dove sorge sulla sponda del canale Bisatto, che attraversa tutto il paese, e lì era il punto di attracco dell'Elbio dell'antico porto. Poi abbiamo all'Ovolo anche Villa Cabrusà, che è considerata una delle prime costruzioni di mora delle sorte nel Veneto. Ma perché venire anche ad Albettone? Noi ad Albettone abbiamo tre bellissimi ristoranti che sono a conduzione familiare, dove si possono gustare prelibati cibi caserecci della tradizione veneta, e potete anche, abbiamo anche un panificio di tradizione proprio familiare, dove potete acquistare dei prodotti tipici del paese. Perciò vi invito tutti a venire a visitare il paese di Albettone. Bene. Grazie. Bene.